Torna in Abruzzo Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Lo fa in appoggio del candidato presidente del centrodestra Marco Marsiglio. Primo appuntamento oggi, un luogo simbolo dell'Abruzzo, Bussi, da cui ripartire sul fronte ambientale della chimica pulita, ha detto Meloni, che anche nei prossimi giorni sarà nella nostra regione. Qual è il disegno dell'Abruzzo futuro, secondo voi? Ma guardi, io penso che l'Abruzzo sia la regione italiana che ha la più alta distanza tra la sua ricchezza potenziale e la sua ricchezza reale. Questa è una regione straordinaria, una regione nella quale puoi prendere il sole guardando una montagna incredibile, una regione che sul fatto in Abruzzo, sul made in, sui suoi prodotti di qualità ha una tradizione, un'eccellenza straordinaria, è una regione manifatturiera, una regione centrale, è una regione obiettivamente anche insomma di popolazione tenace e straordinaria. Ecco, le mancano le opportunità. Mancano le infrastrutture, mancano le condizioni base per poter sviluppare al meglio quello che c'è. Allora noi immaginiamo qui una regione della quale non si parli solamente quando ci sono le calamità naturali, una regione centrale e punto di riferimento di una intera nazione che sa sviluppare le sue capacità e che sa far tornare indietro le persone. Vede, io sono fiera che noi candidiamo oggi alla presidenza della regione Abruzzo uno dei tanti abruzzesi che sono dovuti andare via da questa terra perché non c'erano opportunità. Mi piace pensare che Marco Marsiglio sia il primo degli abruzzesi che tornano a casa e un esempio per quegli abruzzesi che non vogliono andare via da questa terra straordinaria. L'ambiente è una delle priorità del nostro programma, ha detto Marsiglio, che tornando su Bussi. Bussi è un esempio scandaloso di come è stato gestito l'ambiente in questo territorio e di come non si sta affrontando tempestivamente la questione della bonifica. Il ministro Costa, invece di fare passerelle elettorali a pochi giorni dal voto per sponsorizzare la sua candidata, fecesse il ministro della Repubblica, andasse dentro al ministero a far camminare le carte, perché mentre lui viene qui a chiacchierare i suoi dirigenti bloccano la bonifica del sito.